tutti a lezione di storia. 2000 persone in fila davanti alla Basilica di Santa Maria delle Grazie in attesa di seguire la lezione del professor Alessandro Barbero sulla Battaglia di Legnano. È il terzo appuntamento dei Giorni di Milano, il ciclo di incontri sulla storia del capoluogo lombardo organizzato dalla Terza con il Comune di Milano. Il successo, inaspettato, è figlio di un rinnovato interesse per le proprie radici. Per saperne di più siamo andati a chiederlo ai partecipanti. Perché secondo me è un argomento nuovo per la città di Milano, almeno per quanto mi riguarda, quindi mi ha incuriosito e stasera sono venuta qua per la prima volta. Per la prima volta? Ma sì. Lei è un'appassionata di storia oppure un... Incuriosisce tutto quello che ha a che fare con la storia più che essere appassionata, ecco. E quindi sì, mi interessava venire a questa sera. Ecco. Ma in particolare la storia di Milano, lei è milanese? Sì, sì. Ma in particolare la storia di Milano e la storia in generale. Perché è venuto qui a questa conferenza di storia? Perché io sono originario, mi sono dei legnani propri, e allora voglio sentire la storia del Carroccio contro il Barbarossa. E sì, io sono nato all'ombra della spada di Alberto da Giussano. Ho capito. Ma anche lei è un appassionato di storia? No, della storia di Milano sì, mi interessa, per conoscere meglio la città. Cosa ne pensa di questo evento? Molto belli. Abbiamo sentito di questo il terzo, i primi due erano molto belli e molto interessanti. Ma lei crede che ci sia bisogno di conoscere meglio la storia del suo territorio più che... Sì. Sì? È fondamentale questo, perché solo conoscendo la storia si conosce la propria... Okay. Questo dove uno vive e quindi alla fine si conosce meglio se stessi. Mi sembra una bellissima iniziativa del fatto di, soprattutto di parlare di Milano, della storia di Milano. Penso che sia sicuramente interessante e sia una buona iniziativa per far conoscere gli argomenti che solitamente magari non sono presi in considerazione. Ecco. Non ti stupisce il fatto che ci siano così tante persone questa sera che ogni sera vengano a... Sì, francamente mi domando quanti siano veramente interessati e quanti, non so, lo facciano soltanto perché così, l'iniziativa in sé, diciamo. A quanto pare, a 900 anni di distanza, l'eco del Barbarossa riesce ancora a mobilitare la città di Milano. Questa volta non per difendersi, ma per ricordare.